In onda, ciao Arduino. Ehi, ciao Max, buongiorno a tutti, ciao. Carico più che mai con delle novità scoppiettanti quest'oggi, vero? Ne parlavamo nel dietro le quinte io e te. Assolutamente sì, dai. Sì, siamo molto carichi. Sentiamo tutti gli intervenuti, un po' da qui e un po' da là e un po' da tutto il mondo che ci segue. Sai che ci seguono anche da tutte le parti più inesplorate del pianeta. Allora, menù alla carta, Ardu, bando alle ciance, da che cosa tratteremo oggi, che ti fa brillare gli occhi? Vai. Bah, svariate cose devo dire, perché direi in particolare tre. Una è che poi annunceremo qualcosa che avverrà tra 2 o 3 giorni, che stiamo promuovendo da un po', ma quello lo lascerei tra un po', così facciamo far tempo alla gente di arrivare. E poi mi piacerebbe vedere con voi, allora, di fare un'analisi approfondita in effetti su quelle che possono essere le view per le prossime settimane. Non stiamo parlando di view dei prossimi mesi, però nel breve termine, quindi di qualche settimana, riguardanti soprattutto le valute, soprattutto il dollaro, ma non solo, il dollaro in correlazione con altre valute, soprattutto facendo un'analisi intermarket, quindi andando a capire quali sono un po'. Sappiamo che i mercati sono mossi principalmente per due cose, cioè per i flussi finanziari che poi vengono mossi da, come dire, da delle aspettative, perché in realtà i mercati si muovono per aspettativa, no? Poi quando esce la notizia fanno il contrario, quindi si muovono per aspettativa, no? Tant'è che si dice che il mercato assorbe tutto. Quindi ecco, con voi volevo vedere questa cosa e dopo magari correlato al fatto di quello che vedremo sabato tratteremo un argomento molto interessante tra le varie cose, che è il nuovo modo che abbiamo in Airforex nel trattare, diciamo, la gestione del rischio e dello stop, che noi chiamiamo paracadute ormai. Quindi magari potremmo fare un accenno anche su questo, e chi ci sarà sabato ovviamente magari avrà più mo modo per approfondire questa tematica che noi Dacci delle comunque. anteprime, Arduino, daccele queste anteprime. Su, non fare il vergognoso. Dacci queste anteprime. Diamo subito o aspettiamo? Che dici, Max? No, beh, magari partiamo da qualche analisi, poi mi hai detto che parleremo di correlazioni atipiche rispetto a quello che di solito si guarda. Parleremo Sì. di dollar index, dell'oro. Sì. E poi vediamo un po' come la tua view sulla gestione del rischio dello stop loss nell'ultimo annetto, mi dicevi. Si è diciamo evoluta, possiamo dire così, è cambiata anche praticamente nell'evolversi. Sì, si è proprio evoluta, hai detto giusto, ed è una modalità operativa, insomma, che mi confà, mi crea, no, il vestito, ed è una cosa veramente interessante. Quindi magari dopo diamo qualche spunto su questo. Io però oggi ho visto che c'è qualche amico, tra l'altro, amico e amica, che fanno parte anche un po' no, dei gruppi che un po' seguono te, un po' me, ma seguono un po' entrambi. Alla fine ci possiamo definire dei trader, ma principalmente dei trader sulle valute, no? Io almeno mi definisco principalmente un trader valutario, poi magari qualche trade sull'S&P lo faccio anch'io, però tendenzialmente è quello. E oggi con voi, in effetti, mi piacerebbe vedere sì l'analisi di prezzo, perché ovviamente è quella che ci contraddistingue, e anzi è lì dove noi troviamo il timing d'ingresso principale. Quindi, però volevo farvi capire anche che quando si fa trading, e questo sono sicuro che Max conviene con me, non c'è una, come dire, una chiave che apre tutte le porte, ma qualsiasi sia la strategia di azione, diciamo, chiamiamola così, o la metodologia di azione, io ho imparato che la cosa più importante è ragionare su quello che sono le nostre modalità, no? So che Max utilizza, per esempio, dà uno sguardo in maniera approfondita, per esempio, come si chiama, al COT, no? Quindi che sicuramente può essere interessante. Magari qualcun altro guarda anche, non so, i volumi di un certo tipo, qualcuno guarda, no, i cicli, ognuno insomma ha delle situazioni che magari dà più affidamento, eccetera. Però alla fine anche Max, quando guarda il COT Index, correggimi se sbaglio, ci ragiona, no? Cioè cerca di capire bene, quello che vedo è questo, vediamo se ha senso magari investire in questo momento, forse è meglio aspettare un po', vediamo. E quindi ha anche altri orologi, vero? Max, tu li chiami orologi, che ti dicono magari l'ora più giusta e più corretta. Ecco, quindi quello che voglio dirvi oggi è il trading, quello che vi farò vedere è perché per me è sempre un ragionamento, no? Quindi nel momento in cui io ho
ovviamente un approccio operativo che è grafico, quindi cerco comunque di vedere nelle dinamiche dei prezzi quando è il miglior momento per comprare e vendere, però ci sono anche delle situazioni che se noi andiamo a vedere nel lungo periodo, nel medio periodo, ci danno delle indicazioni, e queste cose ce le danno a proprio dei mercati che sembrano diversi, ma invece sono correlati, perché questi flussi finanziari, appunto, che noi vediamo, alla fine, come dire, un flusso si sposta da una parte all'altra in certi determinati momenti. Questi momenti, che poi dopo siano, come dire, dettati da politiche monetarie che negli ultimi anni sono state alquanto pesanti e importanti, negli ultimi 15 anni, e che, per esempio, quindi tassi di interesse, quindi QE e quindi inflazione, sono termini che ormai, anche per me che faccio price action, comunque sono ovviamente importanti, perché sono quelli market mover. E quindi queste correlazioni che oggi vi faccio vedere sono perché in questo momento è così, perché queste correlazioni intermarket dipendono molto dai momenti di deflazione e inflazione che ci sono sui mercati. Ok, quindi non guardate poi questo e dite: ah, però funziona adesso, non funzionava prima. No, ci sono momenti in cui la correlazione è positiva in certi mercati e momenti in cui la correlazione è negativa. Ok, quindi oggi già vi ho detto che faremo delle cose un po' diverse dal solito, ma perché voglio farvi capire alcune dinamiche, e voglio farvi capire perché poi dopo, no, chi ci segue dice give me the money, no, dimmi veramente se qui ha senso comprare o vendere sto dollaro, questo è, ma infatti la mia analisi sarà obiettiva per dire, quindi per me in questo momento il dollaro, per esempio, è meglio trattarlo in un certo modo piuttosto che in un certo altro modo, ecco, questo principalmente. Quindi, Max, se vuoi, mi puoi mettere il grafico che... Chiedo alla regia di passare il grafico. Regia, per cortesia, tac, ci abbiamo il grafico. Grandissimo. Allora, io vorrei partire da qui. Questo grafico che vedete qui, magari in questi ultimi mesi o giorni o settimane ne avete sentito parlare, o forse no, ma ve lo dico io. Questo qui è il debito americano a 10 anni. Questo qua è quello che viene chiamato T-Not 10 years, quindi i 10 anni dei bonds, diciamo, americani. Questo perché questo tipo di grafico ci serve perché è molto correlato all'andamento del dollaro, ok? Quindi vediamolo, è successo questo, adesso io ve lo riporterò, ve lo farò rivedere in varie situazioni, però intanto in questo momento cosa c'è stato? Questo è il rendimento, del debito pubblico, del debito americano. Un grafico, giusto per capire. Quindi è un grafico, sì, come hai detto, Max. Ma è un grafico con che time frame? Settimanale, Max. Settimanale, ok. Settimanale, sì, vedremo tutto o daily o settimanale. Quindi in questo caso si è notato che intorno a fine anno, primi dell'anno, il mercato del rendimento americano, come era successo, però adesso non voglio far troppo la storia, insomma, in una situazione simile, diciamo che ha cambiato una tendenza, no? Quindi inizio anno, voi sapete cosa è successo inizio anno, no? L'euro-dollaro ha fatto dei massimi che poi non ha più rotto, ok? Quindi l'euro-dollaro era da 1,06 fino a 1,23, da lì praticamente ha avuto dei ribassi. Ma benissimo. Quindi teniamo a mente questa cosa, una tendenza quindi rialzista. In questo momento c'è una fase un po' di congestione, il mercato sta un pochino riposando, riossigenando, ok? Li trattiamo noi sempre graficamente come qualsiasi altro grafico, come qualsiasi altro mercato, ok? Detto questo, vedere un altro grafico. Prendo un sito perché è l'unico sito che trovo riguardante una ratio, un rapporto. Questo qui è il rapporto che non guarda nessuno tra oro e petrolio WTI. Questo qui è un rapporto molto importante perché stabilisce delle dinamiche storiche, e qui voglio prendere proprio gli ultimi anni, facciamo dal 2014 perché sennò andiamo troppo indietro, ma non cambierebbe nulla, dove io ho notato che è ancora meglio quindi proprio dell'oro e del petrolio singole, che a volte hanno delle fiammate, no? Date anche da altro. Invece questo rapporto è molto importante. Ricordiamo che le commodity sono molto legate al dollaro americano, perché sono tutte quelle più importanti quotate in dollari, ok? Questa ratio, questo rapporto, se voi notate, fa dei bottom abbastanza importanti e dei top, come qualsiasi mercato, no? Ricordatevi sempre che ha dei top di mercato, anzi partiamo da qua, ha dei bottom di mercato, di questo mercato qui, che è praticamente la ratio, il rapporto tra oro e petrolio, corrispondono dei picchi al rendimento del 10 anni americano. Ok? Quindi nel momento in cui, adesso lo andiamo a vedere,
Quando lui era qui, quindi stiamo parlando di gennaio-marzo 2014, riprendiamo il grafico. Bella di... questa cosa, Ardu, un asso nella manica davvero. Ah, io sono cose che comunque ho sempre studiato e guardato, ovviamente non le ho mai troppo esplicitate, ma perché però questa volta, insomma, siccome si parlava proprio, no, della forza o meno di dollaro, eccetera, voglio prenderla da lontano e farvi capire, no, anche a volte i motivi che mi spingono a stare più dentro o meno dentro un trade, essere magari un trader più di qualche giorno. A volte mi succede, chi mi conosce lo sa, chi mi segue nel platino lo sa, e a volte sto dentro un mese, no? Perché dipende proprio dalle situazioni, anche intermarket, è molto importante capire queste cose, no? Quindi questo è, mi fa piacere che ti piace questa cosa. Molto. Ritorniamo, abbiamo detto, erano i bottom del 2014, quindi dovremmo corrispondere, guardate qua, gennaio-marzo 2014, cosa corrisponde, ovviamente non perfettamente, ma quasi, corrisponde a cosa? A dei picchi del rendimento del Treasury a 10 anni americano. Stessa cosa, andiamo avanti ancora, guardiamo qui. Se noi andiamo a vedere l'altro bottom, che era stato fatto a settembre-ottobre 2018, lo vedete qui, il bottom proprio di questo ratio tra oro e petrolio, il bottom dovrebbe correlarsi a che cosa? A un top, no? del rendimento. Sì. Ecco, guardate qua, settembre-ottobre 2018, in questo caso perfettamente un top, che poi ha portato giù il rendimento di questo... buono governativo americano, e l'ha portato giù quando là ha fatto praticamente quel minimo e ha sparato talmente su, e qua ha avuto una fiammata, guardate qui, anche qui ha avuto la fiammata, il ratio tra oro e petrolio fiammata a 90. Quello che voglio farvi capire è che adesso c'è stato questo e il mercato al momento non esprime dei bottom, dei minimi, cioè sta scendendo, ovviamente potrebbe averli, ma probabilmente non è arrivato il momento, perché noi ovviamente questo io lo seguo, lo seguiremo, lo capiremo. Tra l'altro qui abbiamo anche questa linea grigia quando ci sono state delle recessioni a livello storico, però è un momento diverso, c'è stata una pandemia, in questo caso è diverso, no? Comunque, in questo caso quindi non c'è ancora un flusso che ci stia confermando sia a livello grafico del ratio tra oro e petrolio, sia a livello grafico dell'andamento del Treasury a 10 anni, anzi questo sembra più che altro un ritracciamento che conferma il ratio del rapporto oro e petrolio con questo tipo di mercato. Ci siamo, ragazzi, qui, quindi introduzione dicendovi questo, no? Quindi in questo caso specifico noi abbiamo una situazione di questo tipo, e se noi ci ricordiamo che quindi questa ratio ci sta dicendo che probabilmente potremmo continuare anche a livello, ve lo dico qui senza riprendere il grafico, fino in area 24, fino in area 18, 24 per quanto riguarda la ratio, e quindi avere un T-not che potrebbe il rendimento continuare anche a livello rialzista. Ancora abbiamo dei livelli di resistenza, bene o male tecnicamente non è l'euro-dollaro, però tendenzialmente certe aree sono quelle e magari il mercato anche se le ricorda e le sente. Quindi detto questo, la prima cosa che abbiamo da dire è che c'è questa situazione, questi picchi che ci sono appena stati praticamente pochi mesi fa sul ratio petrolio-oro, e probabilmente non siamo ancora alla fine del movimento ribassista, e quindi probabilmente non siamo ancora alla fine di un movimento rialzista sul rendimento. E questo rendimento a che cosa è correlato? È correlato al dollaro americano. Questo ovviamente molti lo sanno, e quindi è correlato a tutte le valute che quotano con il dollaro americano. In primis euro-dollaro, in primis dollaro-yen. E se vi posso dire, se fate il Forex, ti lo consiglio anche a te, Max, se non lo fai già, mettiti comunque in watch list, anche non tradandolo, il dollaro yen, perché adesso ti faccio vedere un'altra cosa per cui il dollaro yen, a mio avviso, più dell'euro dollaro, potrebbe darci delle ottime opportunità di acquisto nei prossimi tempi, prossime settimane, prossimi giorni. Dollaro yen in acquisto significa un euro dollaro che probabilmente ha voglia di farsi un giretto al ribasso in linea di massima. Perché dico in linea di massima? Perché adesso ti faccio vedere un'altra ratio, un altro rapporto, tra virgolette. Carolino, quando parli mi fai venire i brividi, vai avanti così, ti prego. ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, abbiamo detto che il dollaro è correlato con l'oro, no? Assolutamente sì, con tutte le commodity principali, ok?
qui mi sono segnato, guardate, qui ho preso l'oro nei confronti del dollaro, l'oro nei confronti dell'euro e l'oro nei confronti dello yen. Ok, quindi l'oro quotato in dollari, che è il più importante ovviamente, però sappiamo che l'oro è anche quotato in euro e in yen. C'è una situazione che vorrei mostrarvi, se non ve ne siete già accorti, che è molto importante. E questa correlazione intermarket spesso è importante perché ci crea ancora di più la conferma di quale valuta in questo momento sul dollaro è la migliore da vendere, per esempio, o da comprare nel caso contrario. Se andiamo a prendere il grafico dell'oro classico, quindi quello quotato in dollari, cosa notiamo? Notiamo che c'è stato questo ribasso e che proprio nel mese di marzo, qui aveva fatto un minimo, un doppio minimo tecnico, questo è sempre, anzi facciamo così, voglio prendere un grafico in questo caso daily, così si nota un po' meglio l'andamento, eccolo qua, perfetto, vedete cosa è successo? È successo che qui aveva fatto questo, ha tenuto per un po', ma poi ha rotto, no? Questo l'ha rotto nel mese di marzo, fine febbraio-marzo, quindi questo è il dollaro, il dollaro. Cioè questo è l'oro contro il dollaro. L'oro nei confronti del dollaro, sì, quello classico, il l'oro. Il gold. Okay. Poi abbiamo l'oro nei confronti dell'euro. Anche lui, similmente, che cosa ha fatto? È arrivato qui e ha fatto questo double bottom, come si dice, questo doppio minimo, chiamiamolo così, e dopo ha rotto anche qui, sempre lo stesso mese più o meno, sempre la stessa situazione, sempre lo stesso periodo. Cosa non è successo sullo yen oro? Guardate qua. Nello stesso momento, il vero minimo importante che doveva rompere l'oro quotato in yen, quindi forza di yen su oro, invece sullo yen ha tenuto. Quindi cosa significa? Che se l'oro nei confronti dello yen, ti assicuro che è una correlazione fortissima, questa poi con ovviamente il dollaro yen, questa situazione ci crea i presupposti per cui quello che vi ho detto prima, adesso vi farò vedere anche i motivi, perché adesso non vi ho ancora concluso il discorso, ci porta a dire yen. Yen è importantissima da questo punto di vista perché perde valore anche sull'oro, quando oro e dollaro invece, cioè il dollaro sull'oro ha preso valore, perché se l'oro è sceso, il dollaro ha preso valore. In questo momento, dollaro e yen, in effetti, perché l'oro quotato in yen, abbiamo detto, è molto correlato con questa situazione, quindi è da guardare, noi abbiamo un dollaro yen, e quindi adesso vado a prendere il dollaro yen, che è la valuta nella quale lavorare. Vi dico un'altra cosa, se io adesso vado a prendere un confronto e ve lo apro qui e prendo lo stesso buono del tesoro di prima, il governativo, no? E ci metto magari anche delle candele, così le vediamo meglio, e gliele metto bianche e rosa, così non sbagliamo a capire che, di cosa stiamo parlando. Oh, eccolo qui. Noteremo che nell'ultimo periodo, quando c'è stato il breakout di lungo termine, appunto, del buono governativo, quello di gennaio, che vi ho fatto vedere che ha rotto al rialzo, c'è una correlazione fortissima tra il long dollaro yen, quindi yen venduti, dollari comprati, tra il rendimento che sale e il dollaro yen, l'oro quotato in yen che non ha rotto al ribasso e tiene forza, e quindi yen debole anche sulla quotazione in oro. Questo significa che oggi la valuta da forex trader più da bastonare, diciamoci così in modo scherzoso, sul dollaro non è euro dollaro, ma è dollaro yen. E dollaro yen, infatti, e qui possiamo anche vedere proprio la correlazione, quindi possiamo basarci e guardare anche che cosa fanno queste valute, quindi tolgo via un attimo per farvi capire la correlazione com'è forte. Vi faccio, tra l'altro, con un mercato azionario, un mercato degli indici che è assolutamente positivo, non ci sono segnali assolutamente di inversione, al massimo di ossigenazione, e questo porta ancora di più un dollaro yen a essere positivo. Abbiamo quindi a livello poi tecnico, e quindi concludiamo con la struttura un po' più tecnica, classica, che ci contraddistingue, è che in questo momento, prendendo un settimanale che è un po' la nostra bussola, diciamo, operativa, abbiamo un classico ritracciamento del dollaro yen su settimanale, e che nelle prossime giornate, prossime settimane, la zona tra 108 e 108,50 è la zona buona dove cercare dei long, solo confermati dalla price action, ovviamente, perché io questa situazione potrebbe completamente cambiare, il rendimento inizia a crollare, no? Tutto con il dollaro yen inizia a crollare, tutto può essere, be careful, dicono gli americani, cioè non stiamo parlando adesso, mettiamo qui 1 milione di euro perché Arduino ha fatto questa bella analisi, no, stiamo parlando di
capire che cosa stiamo facendo. Stavo pensando di farlo, infatti, Arduino. Lo sapevo, te l'ho detto apposta per te. No, più che altro perché noi nel trading dobbiamo sempre ragionare, e noi quando investiamo dei soldi, pochi o tanti che siano, dipende dal nostro portafoglio, dalla nostra esperienza, dalla nostra consapevolezza, però cerchiamo di guadagnare questi soldi, no? Non è che li mettiamo lì perché ma lo dico anche io, perché c'è la PIN. No, c'è la PIN in conseguenza di una struttura, di una dinamica, di uno studio, no? Oppure c'è il COT index in base a uno studio che faccio, non è che mi butto là. Quindi questo è stato un po' uno studio a cui sono arrivato nell'ultima settimana in realtà, e lo stavo guardando, questo yen che era salito molto mi ha fatto andare a capire, in realtà dovevo guardarlo prima, perché poi quando ho visto questa salita, soprattutto intorno a febbraio-marzo in realtà, già c'era stata la rottura del dividend yield, del rendimento americano, c'era stata questa tenuta, no, dell'oro nei confronti dello yen. Me ne sono accorto un po' tardi, ma non è ancora troppo tardi. Perché? Perché a livello anche tecnico, in effetti, tutto sembra chiamare per un ritracciamento di area 108, 108 e mezzo, 107,80, insomma questa zona qui, forse anche non troppo bassa così, non è detto, quindi già settimana prossima potrebbe già ripartire, e l'area 112 diventa un bel deal come target. Poi ci sarebbe anche il 114, però non voglio addentrarmi in analisi troppo in lungo periodo. I 112, se riusciamo a prendere un dollaro yen tra i 108, i 109, 109 e mezzo, arrivare a 112, beh, sono 200 pippozzi che male non fanno. E allora lì non è che, cioè, si fa ovviamente un trade per cui l'idea e l'obiettivo è quello di andare verso i 112 per poi chiudere la posizione là e magari aspettare poi degli altri swing. Quindi quello che volevo concludere oggi è che oggi la coppia più interessante a mio avviso sul dollaro americano per chi fa forex non è l'euro-dollaro, ma è il dollaro-yen. Ed è lo yen in generale, quindi è lo yen sull'euro, è lo yen sulla sterlina, è lo yen sul dollaro. Io sono long di euro yen, per esempio, ma sto cercando un'entrata anche sul dollaro yen. In realtà l'euro dollaro è comunque interessante, però per i motivi anche che vi ho detto, e soprattutto perché in questo momento siamo in un bilanciamento un po' dei poteri d'acquisto tra l'America e l'Europa, tra una situazione che si è un po' stabilizzata a livello di prezzo. Ricordiamo che le valute sono due economie, e dopo il grande rialzo, no, c'è stato c'è stato uno sbilanciamento forte, no, tra 1,06 e 1,23. Adesso siamo ritornati in area 1,18, 1,20, 1,15, 1,16. Diciamo che a mio avviso l'euro-dollaro probabilmente magari anche delle fiammate, ma una tendenza forte non l'avrà, quindi a mio avviso è meglio, e quindi vi prendo l'euro dollaro. Sull'euro dollaro, che è una delle valute che preferisco proprio per la sua tecnicità, è quella di lavorare con swing di breve termine, quindi magari sta dentro al massimo una settimana, sta dentro al massimo 10 giorni, 3-4 giorni, dipende un po' anche da quello che ci fa, e andare a prendere i livelli che sono segnati qui con delle price action confermative, magari su giornaliero, che ci possano indicare che cosa fare. Quindi per esempio adesso da qui un ritorno verso per esempio l'1,19, ma neanche per forza 1,19, per poi ritornare lunghi e andare verso l'1,20,70, a mio avviso può essere interessante. Da lì per esempio un altro short. Quindi se sul dollaro yen sono un po' più preciso, chiamiamolo così, cioè ho più una linea dura, ecco, un po' più, e ce l'ho ormai da un po' di settimane in realtà, e sull'euro dollaro, come su Australia dollaro, sulla sterlina dollaro, si lavorerà un po' più di breve termine, di qualche giorno, di swing, per afferrare dei movimenti, per carità, non dico troppo piccoli, 100 pips, 200 pips, 150, che magari possono essere comunque interessanti. Questo è quello che io vedo nel quadro del dollaro americano, anche in base appunto allo studio delle commodity che ho fatto, nelle prossime settimane, nelle prossime 2, 3, 4 settimane. Ti batto le mani, Ardu. Mi ha appassionato in modo inquietante quello che hai detto, mi sono preso anche degli appuntini, mi mancherebbe il link, se ce lo vuoi cacciare, tutti i nostri telespettatori, del rate tra il gold, no, cos'è il gold del te lo metto sul private chat, qui sulla chat privata, sì. Caccia dentro qua, sei super in forma Arduino, ma ve l'avevo già detto che oggi sarebbe stato un puntatone incredibile, guardalo qua che brillante, quindi fantastico il ragionamento che ha fatto Arduino, e che ha come delle indicazioni fondamentali dietro, che hanno una risposta molto forte rispetto ad esempio alla valutazione che si può fare sul fondamentale di un'azione di un indice. Il mercato forex forse da questo punto di vista è impagabile, è ineguagliabile.
è super anche perché il mercato Forex, mentre il mercato azionario, purtroppo, per fortuna non lo so, però per me purtroppo è star dietro a tantissime cose, perché se ci pensi, nel mercato azionario tu poi l'hai fatto per tanti anni, io lo so, forse lo fai ancora, però so che insomma facevi parecchio quando facevi le opzioni, per esempio, mi ricordo, no, può soffrire di colpi di fulmine, no, può soffrire una notizia inaspettata sul titolo che veramente lo porta giù anche del 20%, no, lo porta su. Diciamo che il Forex ha quelle due o tre market mover principali, e poi c'è prezzo e magari dati storici che ci confermano, per esempio, con questa analisi intermarket, delle situazioni che sono ricorrenti, sono come dei pattern, chiamiamoli così, quindi delle cose ricorrenti che avvengono, e quindi un po' lo studio dei prezzi del breve periodo, un po' vedere lo storico cosa ha fatto, un po' vedere le correlazioni. Il dollaro americano, ragazzi, è super, perché in effetti abbiamo le materie prime, abbiamo l'S&P 500, abbiamo tanti che magari non le vai neanche a tradare, io non è che trado il cross oro-yen, voglio dire, però mi dà delle indicazioni su quale magari potrebbe essere in effetti la valuta più interessante in quel momento, che ci può dare magari, chiamiamolo così, un po' il super trade, no? I vari trade che facciamo. Quindi questo. Tra l'altro, una persona oggi nel gruppo Price Action Trader di Facebook, il gruppo gratuito, mi aveva fatto, o forse sul nostro gruppo Platinum, non mi ricordo, comunque, aveva parlato di franco yen, no? Come un franco da comprare, un yen da vendere. Però io gli ho risposto che il franco non è quella valuta lì, no? È un po' più stile yen come stile, quindi meglio andare invece su un dollaro yen, su un euro yen, su una sterlina yen per lo yen, oppure rimanere su un euro dollaro piuttosto. Però ecco, cerchiamo di, perché ci sono valute e valute, no? Ok, se devo, la valuta oggi per eccellenza da vendere, a mio avviso, è proprio lo yen, proprio per questi motivi. Salvatevi questa diretta, riguardatevela con calma anche due o tre volte, perché veramente, come dice il buon Alessandro, questa di oggi è stata una diretta da università, cioè da solo poteva essere un corso estremamente evoluto, di particolarità incredibili, una serie di chicche molto interessante. No, è ovvio che chi ci guarda o chi ci ascolta magari vuole sapere se il prezzo ha toccato quella media o ha fatto quel pattern e vogliamo entrare. Però ho fatto un'analisi un po' più profonda anche per dare uno stimolo alle persone che ci guardano, dicendo che ragioniamo, capiamo, no? Cioè il mercato è lì, ci parla, e quindi non è solo, no, un incrocio di medie o una cosa del genere, no? E l'inflazione. Però... ecco, la domanda sull'S&P la lascio lì, ma non perché non vorremmo, per carità Antonio, però siamo su un tema diverso. La domanda dell'inflazione invece mi piace accoglierla e sapere cosa risponde il buon Ardu. Ma allora, a quanto pare potremo in effetti avere un rialzo dell'inflazione. In realtà c'è stato il dato, no? 2,6% anno rispetto al 2,5% dell'anno precedente, che è uscito qualche giorno fa, che però bene o male è stato in linea con le attese. Diciamo che c'è un po' di contrasto, perché noi adesso, più che l'inflazione, secondo me il topic principale è l'uscita dalla pandemia. Cioè, l'inflazione sappiamo, tra virgolette, alta come sicura, no? Abbassano i tassi di interesse, nel momento in cui alzano i tassi di interesse, quindi ci sarà una politica restrittiva, no? Che può arrivare dall'America, se l'inflazione dovesse veramente continuare, quindi i prezzi al consumo dovessero continuare ad alzarsi, eccetera. Però quello che voglio dire oggi è che sì, l'inflazione è un topic, però credo che a livello generale l'inflazione oggi, da chi investe, dagli investitori, come si dice, quindi dal mercato, ecco, diciamo, usiamo questa parola, non è il primo topic. Il topic è: stiamo uscendo sì o no da questo Covid-19? Le vaccinazioni come vanno? E quindi tutti guardano all'America, ed ecco anche il dollaro americano che è rafforzato, tutti guardano all'America come la nazione che ha il piano migliore di vaccinazione oggi. Si parla già che tra metà giugno e metà luglio probabilmente l'80% della popolazione sarà vaccinata, quindi ecco perché, no, è tutto positivo. E quindi quello è più il dato. È quello più il dato. Quando poi ancora Jerome Powell dice che tanto fino al 2023 non ci saranno, no? Non ci saranno situazioni sui tassi di interesse, non ci sarà lo stop del QE, che adesso non mi viene in mente il nome, come si dice, però insomma lo stop del QE. Però adesso sono parole, quindi cosa è successo? È successo che
il mercato si è mosso per aspettativa, però in realtà non è successo niente. Cioè, ci sono i dati che stanno confermando una certa cosa, ci sono queste vaccinazioni che continuano, quindi mercato positivo, ci sono degli stimoli a livello politico, cioè non sono stimoli della banca centrale, no? Cioè il tesoro americano ha dato stimoli quasi come una banca centrale, se non di più, no? Quindi questa è un po' la situazione che sta avvenendo sul mercato. E quindi in questa situazione a volte anche le correlazioni intermarket che io vi ho fatto vedere possono scorrelare. Quindi non prendiamole per oro colato sempre in maniera, no, come tutte le cose. Allora, dobbiamo sempre cercare di ragionare. Però in certi momenti ci possono dare una grandissima mano. Quindi per me l'inflazione oggi non è un problema. Se lo sarà, la banca centrale sa già che cosa fare, lo farà anche prima probabilmente, anche prima di quello che dice, no? E quindi in questo senso potrebbe esserci un dollaro americano che magari si rafforzerà, vedremo, però noi poi lo vedremo questa cosa, la riscontreremo nei prezzi e in quello che ci diranno i mercati. Quindi ricordiamoci sempre che quello che esce non è per forza quello che, dove vanno i soldi, perché i soldi vanno, dove sono le aspettative, ok? Quando il mercato esce, quando il mercato fa uscire un qualcosa, conferma una cosa, può essere che il mercato abbia già scontato quella situazione, come no. Quindi ecco perché poi io dico sempre che il mercato assorbe tutto, il prezzo assorbe tutto, perché in realtà so questa cosa, ma so anche che il mercato vive di aspettative. Quindi, ma questo si vede poi alla fine dalla price action che c'è sui mercati, perché poi quella che vi ho fatto vedere prima è correlazione, ma alla fine è price action, è un pochino più avanzata, ma è price action. Fantastico. 252 spettatori di punta hanno assistito alla nostra live su questa fantastica tua performance esplicativa. Allora, siccome siamo sotto data, vedete un banner 17 aprile, c'è il price action day, che giustamente fa Arduino, perché in Italia la price action sostanzialmente possiamo dire che l'ha portata lui dagli Stati Uniti oramai un bel po' di anni fa. Celebrammo insieme la nostra collaborazione su un palco nella zona di Rovigo, bellissimo, indimenticabile, e tu fai un price action day alla seconda edizione quest'anno il 17 di aprile, che è tra due giorni scarsi. Ci vuoi dire qualcosa del perché, del per come le persone dovrebbero ambire a questa partecipazione? Ma guarda, sì, assolutamente sì, a parte che ogni volta che facciamo un evento formativo, credo da sempre, per quanto mi riguarda ho sempre cercato di farlo portando del contenuto e del valore, no? Quindi prima di tutto, quando si fa una giornata formativa con noi, sappiate che insomma noi cerchiamo di dare il 100% e di darvi valore in toto, quindi prima di tutto è questo. Poi io ve la condivido anche, così la trovate sulla pagina dei corsi di Airforex, quindi basta che andate sul sito di Airforex e andate su corsi e andate, anzi ve lo faccio vedere così no, non ci sbagliamo, andate qui su corsi, no, su corsi qua, e da lì se avete Price Action Day, boom, cliccate e vi trovate qua, no? Ecco, il perché. Saremo io e il buon Antonio Izzi, ormai mio collega, ex mio corsista. Sarà una giornata intera, dalle 9.30 alle 12.30, pausa pranzo alle 14.30 alle 17, che già dico 17.30 perché poi l'ultima mezz'ora abbiamo già pensato che ci saranno un mare di domande. E oltre al fatto che tutto il mattino abbiamo deciso di dedicare il mattino, sono 3 ore, esclusivamente alla struttura del prezzo, ok? Quindi non dedicarlo a la pin bar o a questo e quello, ma la struttura dei prezzi, quindi come leggere le tendenze se ci sono, la volatilità, come leggere gli swing, le aree di domanda e offerta, tutte queste cose qua che sono, se non ci sono quelle, non c'è pattern, pin bar, questo FTV che tengano, ci deve essere una struttura, ok? È la contestualizzazione, quindi a livello tecnico 3 ore solo di quello, se riusciamo a farle in 2 ore meglio, perché poi abbiamo un'ora di tempo per fare ancora più esempi. Noi ci siamo dati 3 ore apposta per cercare di sciolinare tutto quello che si riesce su questo aspetto in 3 ore, tra l'altro registrate tutte, ok? Dopodiché abbiamo il pomeriggio, che è proprio qui, che è la secondo me la punta massima, perché vabbè, punta massima, la mattina è importantissima. Vedremo, nell'edizione dell'anno scorso abbiamo visto le pin bar con falsa rottura dei minimo e dei massimi, bellissimo è stato, e tra l'altro lo trovate ancora sull'area corsi.
Parleremo di inside cluster e narrow range, quindi quando il mercato crea delle informazioni operative che sono appunto quelle congestioni a bassa volatilità e quindi capire come leggerle. E poi una cosa importante che quindi mi allaccio anche all'argomento che volevamo, di cui volevamo parlare, a un cambiamento, diciamo, no? Che ho fatto negli ultimi tempi. Ho preso questa responsabilità che poi però hanno sposato tutti, da Antonio in primis e poi tutti quanti i Platinum che mi seguono. Ho praticamente iniziato a guardare il mercato, sì, come prima, ma con una gestione proprio del paracadute, come chiamiamo, del massimo investimento, del rischio massimo, in maniera diversa. Quindi anche la gestione operativa poi è una gestione più attiva e in questo caso praticamente quello che si va a fare è non ragionare come ragiona qualsiasi libro, diciamo, qualsiasi corso che viene fatto, dove tu prendi, c'è un segnale di trading che ti dà lo stop lì, il rischio lì, entri là, rischio rendimento, eccetera. No, in maniera completamente diversa c'è una view, c'è una situazione chiara. Questa situazione dove va a fallire? In un certo punto. In quel punto lì è il massimo investimento, è il paracadute, dove viene posizionato il paracadute. Quindi, in maniera molto più, tra virgolette, pro, no? Voglio dire così, dove addirittura ci possono essere dei trade che in questo modo hanno delle conferme operative. Quindi, se all'inizio si pensa che magari si vede quella cosa lì come lo stop loss, non è lo stop loss, è proprio il massimo investimento, no? È il fallimento del piano totale. Bravi, la rotta di Caporetto. Bravi, che non è per forza il punto dove io chiuderò l'operazione, perché poi qui c'è gente che mi segue, nel Platino ha già visto come gestisco, non c'è stata una volta in cui sono andato in quel punto lì, perché prima di quella ci sono ben altre solitamente, o due o tre o quattro punti, dove so già, quando pianifico la cosa, che probabilmente uscirò. Quindi... ne parleremo molto approfonditamente nel pomeriggio di sabato. Tra l'altro, ragazzi, questo corso ha un costo che lo abbiamo fatto apposta per tutti, però cercando di filtrare, no, perché potevamo anche farlo gratuitamente. Il problema è che io e Max abbiamo un'esperienza di ormai tanti anni di formazione, e quando abbiamo fatto i corsi gratuiti si iscrivono in 1500 persone vengono in 50, no? E non danno valore alla cosa. Invece in questo modo abbiamo cercato comunque di dare un prezzo minimo, che è veramente il prezzo veramente bassissimo, ma proprio per filtrare un po' che chi viene, no, sa che insomma ha pagato qualcosa e quindi ci tiene a venire e vuole venire e vuole esserci, no? Siamo già tantissimi, Max, stiamo sfiorando i 300 in questo momento, quindi siamo veramente tanti e non c'è però al momento, cioè abbiamo tenuto aperte le porte, se riuscite iscrivetevi fino alla mattina stessa perché potete farlo. E niente, poi ovviamente questo andrà a carrello come tutti gli altri corsi del sito a 248 euro, quindi questo è nei chiaramente potrete avere la registrazione iscrivendovi anche se non venite. Certo, infatti c'è, guardate, nei bonus c'è una settimana di accesso alla trading room della scuola di trading Platinum, che è assolutamente consigliata, soprattutto dopo il corso. Ci sarà la registrazione del corso da vedere ogni volta che volete, quindi avrete accesso a un'area riservata e diventa il corso vostro. E poi faremo, come al solito, e questa volta lo abbiamo scritto, così la gente si prepara, prezzo esclusivo sugli abbonamenti semestrale, annuale, lifetime della scuola di trading Platinum. E abbiamo già ricevuto un sacco di gente che ci ha detto non vedo l'ora di fare semestrale, non vedo l'ora di fare lifetime, non vedo l'ora di fare annuale. Quindi aspettate un attimo che sabato avremo la possibilità di vederci, fare una bella giornata e poi se riterrete opportuno noi siamo qua per tutto quello che riguarda ovviamente il condividere la nostra esperienza, lo stare insieme, fare trading, capire, fare queste analisi che abbiamo fatto per esempio adesso, fare queste cose, insomma queste sono proprio le cose che a noi ci piacciono fare, insomma che cerchiamo di fare costantemente. Yeah. Grande Ardu, proprio oggi sei, cioè, c'è da andare long su Arduino, ti quotiamo in borsa. Allora sì, comprate comunque l'iscrizione così ricevete la registrazione, perché se non la comprate poi la registrazione va a carrello a 10 volte il prezzo e non ha senso. Quindi la registrazione ci sarà assolutamente, iscrivetevi subito. Il link diretto per semplicità lo passiamo anche qui nella chat, così se qualcuno non vuole sbattersi trova il link anche nella chat. Direi che è una giornata straordinaria, direi che già questa live di oggi
lo è, figuriamoci, quella là, faccio il copra e incolla e mi permetto di buttarlo qua dentro, qua. Link sotto in questo momento e in description del puntatone l'avevo già messo, per cui lo trovate un po' dappertutto. Ragazzi, io sono veramente contento di questo puntatone, cioè, sempre bello confrontarsi con Arduino, perché poi noi ci confrontiamo in diretta, non è che ci mettiamo a preparare la cosa, quindi Arduino mi fa sempre qualche sorpresa come questa, ma questa di oggi devo dire che mi ha proprio fregato. So che ti piace, cioè, come me, il dollaro, l'euro, insomma, queste cose, poi noi ogni tanto ci scriviamo su WhatsApp, quindi l'ho fatto anche per te, insomma, perché volevo farti capire questa cosa che stavo studiando in questi giorni e che continuerò ad approfondire comunque. E quindi, visto che eravamo qui, avevamo questa live, ho preso lo spunto, ho detto dai, parliamo anche di questo, e quindi mi fa piacere, insomma, così... Puoi dare uno spunto anche, insomma, a chi segue la tua community e tutti quanti i tuoi amici e i tuoi trader, insomma. Sì, perché poi a me piace sapere il motivo delle cose e piace dirlo a chi ci segue, perché sennò eseguire basta, diventa un po' il lavoro da Magut che non piace a nessuno, e non è che è facile trovare il motivo dietro alle cose, alle volte, dei mercati, perché i mercati sono anche speculazione. Questi però sono motivi che fanno ciccia, fanno sostanza. Allora, per concludere, potrei anche dirti, così ti faccio l'assist, posso farti l'assist? Te la metto in testa dentro, vai. Ti faccio l'assist perché tu mi hai permesso di vedere un sito. Allora, per concludere, visto che a te piace il COT, io qua c'ho il sito a cui tu mi hai dato la possibilità di entrare, sì. E ti faccio vedere che la conferma di quello yen shortato è avvenuta proprio nello stesso periodo in cui c'è stato tutto quel cambio di direzione tra oro yen, tra il buono governativo americano, tra tutto quello che abbiamo detto prima, ok? Non ho tirato fuori il dollar index, ma potevo tirarlo fuori, e c'è stato anche qui accompagnato e continua, anche se leggermente più rialzato, ma è normale, questa vendita. Quindi, così ti faccio l'assist, no? Perché, per dire che anche questi dati possono essere confermativi, e quindi sono sempre analisi che vale la pena vedere, no? No, Max? Ma allora, dato che hai tirato fuori il COT, ti faccio la mia replica. Le analisi che stai facendo tu sono assolutamente in linea con quello che io dico sempre agli istituzionali, il primo orologio, che non condivido mai pubblicamente, ma solo in separata sede con i codiciani, perché l'avvenimento che tu hai visto sull'analisi di quegli strumenti avveniva, proprio come dici tu, nelle fasi in cui gli istituzionali cominciavano a cambiare bandiera, che però non vuol dire che da quel momento in poi lo strumento sale, basta, scende, basta, questo lo sappiamo, certo. Anche lì bisogna ragionare, e noto, come dici tu, che questi strumenti che tu citi come l'USD, Yen e direi forse anche l'USD CHF sono in questo momento più brillanti rispetto all'euro-dollaro, anche perché l'euro-dollaro aveva lasciato terreno indietro senza dare segnali chiari ancora, come sullo Yen, anche sul flusso degli istituzionali. Per cui è stato un po' meno, diciamo, chiaro nel suo movimento e nella sua scia. Per cui mi ritrovo assolutamente in quello che tu dici, guardando la partita da un altro punto di vista, e quindi quando tu mi dicevi vedo questo, vedo questo, vedo quello, chiaramente io pensavo al mio COT di sottofondo o alle mie istituzionali. E io te l'ho fatto vedere. E allora, andiamo. Hai capito? Quello che voglio dire poi, così per concludere, è che queste dati che abbiamo fatto vedere, confermati poi ovviamente dai prezzi che devono confermare, è ovvio che il mercato poi ci deve dare delle conferme, gli aumenti di volatilità, le false rotture, insomma le classiche cose che vediamo, probabilmente le guardiamo sia io che te, Max, credo, in maniera abbastanza simile. Queste cose qua, confermate appunto da quelle cose che abbiamo detto noi, su cui abbiamo parlato, spesso in quei modi lì possiamo trovare anche dei punti addirittura di inversione di quel momento, di quel mercato, dove noi abbiamo parlato di 150, 200, 250 pips sul dollaro yen, ma a volte questi dati, se presi nel momento giusto, confermati dalla price action, ci possono dare veramente anche delle strutture a 600-700 pips di gain. Ok, quindi è quello il bello rispetto a qualsiasi. E ci sono dei momenti in cui ci si può aspettare di fare ciò, dei momenti in cui no, e questo potrebbe essere propizio, se dovesse essere l'inizio di un nuovo movimento del dollaro, credo, no?
Sì, diciamo che sì, io sono dell'idea che il dollaro comunque un po' di forza la prenda, almeno inizialmente con lo yen, però poi sai, anche di base è facile che questo avvenga anche sull'euro, però l'euro comunque è più supportato, quindi è difficile che ci siano magari, cioè mentre un dollaro yen lo vedo tranquillamente anche a 114 nei prossimi mesi, ecco che l'euro dollaro rivederlo troppo sotto 1,15 nel breve, no, ecco questo è un po' quello che io penso, poi magari tra qui a qualche mese tutto è possibile, però per quello dicevo che magari il trader deve anche essere in grado di cogliere questa situazione, ci sono momenti in cui no, ci sono dei trend, quindi fare anche delle posizioni dove si sta dentro, io sono stato dentro all'euro dollaro da metà novembre fino ai primi di gennaio, ragazzi, cioè ok, long, in profitto, quindi non che stavo perché ero in perdita, avevo paura di chiudere, no, sulla sterlina ho fatto un long dai minimi che aveva fatto fino a 1,43 quasi, l'ho portato avanti 2 settimane intere e lui continuava a guadagnare, l'ho tenuto, no? Non è sempre così, ci sono momenti e momenti e il trader bravo a mio avviso deve imparare a capirli, a volte ci si riesce bene, a volte si riesce un po' meno bene, però si riesce, cioè, l'importante è cercare di capire questa cosa, consapevolizzarsi di questa cosa. Top, io direi che abbiamo fatto una sessione epocale, quindi vi aspettiamo, o meglio Arduino vi aspetta al Price Action Day il 17 di aprile insieme al mitico di cui ricordiamo il nome, Arduino Antonio, e noi vi diamo appuntamento alla prossima live che faremo insieme, a tutti gli appuntamenti che ci sono oggi, Arduino ancora in diretta, non so che ora sul suo canale o quello di G per un'altra live, quindi oggi è un po' come vita bue. 17.30 sarò, sì, 17.30, fantastico. Per cui vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie davvero Arduino per quello che mi hai detto che è estremamente utile e che hai detto a un sacco di persone che ci seguivano e che vedranno tutto questo registrato. Vi aspettiamo al Price Action Day il 17 di aprile. Grazie a tutti e grazie di nuovo per le tue preziose chicche, Arduino.